Paglio è chiaramente una manifestazione di carattere religioso, ma ha in sé gli aspetti sportivi, quindi vi cimenterete tra di voi, tra i nuovi, i nuovi storici di Civitavecchia, vi cimenterete in queste gare sportive. Sono pronte le barche, sono pronti le griglie di partenza e quindi. E poi c'è l'aspetto simbolico perché la storia di Civitavecchia, il palio racchiude questa parte di storia di Civitavecchia, sia dei vostri nonni, bisnonni, eccetera, perché questo palio si racconta nel 1450, quindi non è un palio recentissimo. Quindi massima certezza, buon palio marinaro a tutti e buona festa di Santa Fermina a tutti per il 28 di questo mese. Ricordate che noi facciamo parte di un palinsesto dei festeggiamenti di Santi in onore della Santa Patrona e siamo la parte sportiva ma anche simbolica nella tradizione. Buon palio a tutti! Io rivolgo un breve saluto perché Sandro è stato già abbastanza esaustivo. E un applauso io lo rivolgerei soprattutto a questa bella gioventù che poi saranno loro che dovranno portare avanti le tradizioni di Civitavecchia. E un altro caloroso applauso anche alla Proloco che ogni anno con i loro costumi ci riportano indietro nel tempo. Quindi anche voi rappresentate la storia di Civitavecchia e chiaramente poi a tutta l'organizzazione che concerne a far sì che questo palio così importante che deve essere sempre portato avanti appunto con il fervore, la passione come fa il presidente Sandro Calderai, auguro a tutti che appunto possa rimanere sempre nel cuore di tutti voi per poterlo tramandare anche alle vostre famiglie. Grazie. Sono molto contento di vedere questa partecipazione perché come sapete io a questa manifestazione ci tengo molto, non sono mai mancato in questi 5 anni al palio perché ritengo sia una delle manifestazioni che tiene insieme le tradizioni della città e che per me sono fondamentali per avere il nostro senso di comunità. Quindi io vi ringrazio di essere tutti qua e spero che sia una grandiosa giornata di sport. Grazie. Grazie a tutti. Chiediamo ora, prima di iniziare questa competizione sportiva, la benedizione di Dio per intercessione di Santa Fermina, celeste patrona della nostra città. Padre Santo, che al tuo popolo pellegrinante nel deserto ti offristi come luce e guida, veglia sui nostri passi, perché liberi da ogni pericolo possiamo arrivare alla meta e tornare lieti alle nostre case. Preghiamo. Guida, Signore, il nostro cammino. Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e su tutti i partecipanti a questa gara. Amen. Buona festa a tutti. Dichiara aperto il 40° palio marinaro. Questa è una manifestazione a cui teniamo molto come amministrazione in particolare. Questi 5 anni sono sempre stato presente e quando non potevo a tutta la manifestazione almeno alle premiazioni, perché ci tenevo molto, perché è una manifestazione che preserva delle tradizioni importanti. Quindi io spero che abbia lunga vita questo palio, quest'anno poi sono state fatte scelte
logistiche secondo me oculate, quindi il presidente ha fatto assolutamente bene e potrà, sicuramente queste scelte daranno ancora più respiro alla manifestazione. Quindi buon palio a tutti e benvenuti alla 40ª edizione del Palio Marinaro di Civitavecchia. Grazie sindaco e grazie per tutti questi anni che ci hai così onorato della tua presenza al Palio Marinaro. È importante la presenza delle istituzioni per sentirci partecipi della festa. Questo è il luogo dove i bambini delle elementari, ma i grandi, va bene, sono coinvolti in un contesto della tradizione più genuina della nostra città. Ecco, quindi io ho detto prima là dentro, qui oggi si debbono. Allora, questa è una bella notizia, perché se i giovani cercano la benedizione, a parte ritarguire la giornalista Yayoki Adovenia, però è giusto che magari questo sia un bel segno, no? Dell'importanza che sentono questi ragazzi per Santa Fermina, per la benedizione e anche per il palio e la gara. Certo, la fede non sminuisce minimamente la nostra umanità e quindi la esalta. Pertanto, ecco, chiedere la benedizione è un gesto di fede nel credere che al di sopra di noi e dentro di noi c'è una persona che tutto dirige nell'amore. E quindi, ecco, direi che, ecco, tutto è coinvolto dentro questa. La fede si deve manifestare in tutti gli ambiti e anche nell'ambito sportivo, ecco, operando bene ma con un intento superiore. Comandante, io le chiedo scusa, io non conosco tutti i gradi, però mi ha aiutato il nostro presidente. Prego, venga un attimo avanti insieme a Ombretta, che poi invece è la responsabile dei festeggiamenti. Io vi chiedo scusa, però ecco, una cosa importante, questa bellissima location del porto storico di Civitavecchia, la Guardia Costiera sempre accanto a noi in questi anni, perché dobbiamo riconoscere che se non eravate voi la manifestazione qui dentro non si poteva fare, insieme a tante forze dell'ordine. Quindi, a parte il grazie, vogliamo un po' due parole per aprire questa manifestazione al meglio. Grazie, buongiorno, complimenti al presidente Calderai, alla presidentessa Del Monte, che con tenacia portano avanti questa tradizione, che è una tradizione di Civitavecchia. Qui c'è Civitavecchia. Diciamo che questa location la possiamo utilizzare soprattutto grazie all'autorità di sistema portuale, che consente l'utilizzazione degli spazi. Noi come capitaneria cerchiamo di aiutare insieme agli altri colleghi a che la cornice di sicurezza possa essere garantita, però insomma qui l'autorità di sistema portuale, se non volesse, insomma, non ci sarebbe, quindi è opportuno chiarirlo questo. Io sono contento, peraltro a momenti mi trasformerò come Batman e mi vado a mettere pure io la mia tutina, perché così ho deciso di fare cadere il mito del comandante del porto, perché chiaramente sarà una figuraccia. Rema con noi! Un applauso forte, bravo! Si dice che il comandante è il primo a remare e l'ultimo a lasciare. Dobbiamo mantenere la ferma la tradizione. E niente, sono contento perché abbiamo inserito questa meravigliosa manifestazione che durerà per millenni nell'ambito di questa settimana blu che si è voluto celebrare insieme all'11 aprile, e questo per me è motivo di particolare orgoglio. L'ho detto all'attuale amministrazione e a tutti coloro che hanno nel cuore questa città come ce l'ho io. La sorte ha voluto che l'11 aprile, che sarà da qui in avanti la giornata del mare, capiti l'11 aprile, giornata nazionale, e il 28 avete Santa Fermina, quindi c'è un periodo che, come ho detto io, come auspicio, può essere il Natale di Civitavecchia, il Natale del mare di Civitavecchia, quindi con tutto rispetto per il concetto altissimo di Natale, chiaramente. I Natali ci sono. Esatto. Però c'è il Natale di Roma. Esatto, che è a Ferragosto, però.
quindi questo insomma è una cosa che mi piace sottolineare, ma lo sottolineo soltanto non da comandante del porto, ma da appassionato di questo porto e di questa città. Grazie, grazie. Allora ringraziamo il comandante che dopo remerà con noi, quindi mi raccomando tutti i fotografi, poi lo dovete subito fare perché va sui giornali, domani lo dobbiamo mettere che finalmente abbiamo il comandante che ha, che ha capitanato la nostra manifestazione. Ombretta, Santa Fermina, un esempio da seguire. Io lancio un appello a tutte le forze dell'ordine, anche il sindaco che l'aveva promesso 5 anni fa, mi ricordo, ti ricordi? Sì, la prima manifestazione mi avevi promesso che prima o poi ti avremmo visto in tuta. Allora, quindi Ombretta, prima di andare a benedire le dragonesse che sono arrivate, i festeggiamenti di Santa Fermina sono iniziati. Civitavecchia ama questi festeggiamenti, l'abbiamo dimostrato in tutti i modi, quindi è importante continuare questa tradizione, grazie a voi che la portate avanti. Allora raccontaci un po', due parole per il palio, per Santa Fermina e per queste manifestazioni che si concluderanno poi credo intorno al 28 aprile con la manifestazione il 3 maggio, quindi mi rifermo a te la parola. Benvenuti a tutti, la nostra programmazione come Comitato Permanente Festeggiamenti Santa Fermina è sempre molto, molto ampia, spaziamo dai programmi culturali, sportivi, e sotto l'aspetto sportivo chiaramente la manifestazione organizzata dall'Associazione Mare Nostrum è quella, possiamo dirlo insomma a grande voce, quella più bella, quella più storica, quella che comunque coinvolge tanti giovani. Io quest'oggi ne vedo di più, mi sembra, no? Insomma, rispetto agli anni passati, e devo dire che dietro una grande fatica, perché comunque organizzare tutto ciò richiede veramente tanto impegno sia fisico che progettuale, e chiaramente di concerto con tutte le organizzazioni a corredo di quello che possiamo vivere, e comunque ci dà moltissima soddisfazione. Io credo che poi questi eventi non sono finalizzati a loro stessi, nel senso che comunque se oggi siamo qui riusciamo a farci anche qualche risata, riusciamo comunque a interagire con una buona parte del tessuto cittadino, è dovuto proprio a questo tipo di manifestazione che non sono solamente celebrative da un punto di vista storico e di tradizione, ma rimangono anche nella comunità, e quindi diciamo tutto quello che può essere aggregazione sotto un aspetto di comunità credo che sia una cosa sana, sia una cosa bella, e Santa Fermina lo fa. Io dico sempre Santa Fermina unisce, aggrega, ci dà tanto da fare, però allo stesso tempo ci dà anche tanto amore. Le nostre programmazioni appunto sono fatte in diversi appuntamenti, ci sarà anche a Civitavecchia il 26 di aprile per la prima volta il concerto della banda della Gendarmeria Vaticana, quindi alle 19 in cattedrale ci sarà appunto questo bel concerto, poi la processione, c'è un programma abbastanza ampio e lo ripeteremo. E l'ultimo evento il 3 di maggio, un evento sportivo, perché appunto diciamo erano tanti, non abbiamo fatto in tempo a includerli entro il 28. Grazie a tutti e un applauso ai giovanissimi. Allora ci avviciniamo. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, mentre intraprendete questa attività e questa competizione sportiva. Auguri!